ragazzi del giornalino del Sottosopra del Pascale, siamo in compagnia di Gian Luigi Ciotti. E ci hanno molto colpito le vostre parole che avete esternato all'inaugurazione della nuova casa degli studenti universitari. Avrebbe qualche consiglio per una lotta concreta contro l'omertà? Beh, meno parole, più fatti, sogno, desiderio, che dobbiamo augurarci tutti. Che cresca la consapevolezza che ci vuole più coraggio, bisogna parlare il coraggio di non fare compromessi, il coraggio di una denuncia sempre seria, attenta, il coraggio di mettersi in gioco, il coraggio di assumersi da qualche parte di responsabilità, che comincia da guardarci dentro noi, dentro le nostre coscienze, perché a volte anche noi deleghiamo agli altri, c'è un po' di indifferenza, di superficialità, ci stanchiamo in fretta di certe battaglie per la lotta all'illegalità, invece dobbiamo dare continuità a tutto questo. Allora mi auguro in tutti il morso del più, questo scatto, perché il cambiamento bisogna di ciascuno di noi, non bastano parole di solidarietà, ci vuole più responsabilità. Grazie, le vostre parole sono state molto aiuto e spero che arrivi, quel messaggio arrivi diretto a tutti gli studenti che sono arrivato a noi. Ma voi siete così.